Si è tenuta stamane, presso l'Aula Magna dell'Università di Trapani, una conferenza stampa per presentare un convegno di grande rilevanza sociale sulle nuove droghe, che si terrà il prossimo 6 novembre nella medesima sede, a partire dalle 9:30. Si confronteranno sul tema diverse personalità tra cui il questore, il prefetto e il direttore generale dell'ASP di Trapani. Li abbiamo ascoltati al microfono del direttore Nicola Baldarotta, dell'emittente Telesud. Un incontro assolutamente necessario. Ormai purtroppo l'Italia, ma noi ci mettiamo insomma a questo territorio per la presentazione, quindi la provincia di Trapani, è davvero preda non solo delle nuove droghe, ma anche e forse soprattutto delle vecchie. Però c'è un'incidenza certamente fin troppo allarmante, appunto, anche di questi nuovi di queste nuove sostanze psicotrope in qualche maniera. È necessario quindi invitare la gente e dibattere sull'argomento. La collaborazione di diversi enti e diverse strutture mi fa ben sperare, dottoressa. Un'iniziativa interistituzionale fortemente voluta da tutte le componenti che oggi sono qui rappresentate e da quanti interverranno anche nella giornata d'incontro, che sarà aperta anche a rappresentanti dell'autorità giudiziaria che completeranno la platea dei soggetti. È un esame di quelle che sono le dipendenze legate in questo caso alle sostanze stupefacenti, e i tavoli si articoleranno su con più temi per trattare anche il tema più ampio della dipendenza in generale e poi del bello, questo bello che non è buonismo, il bello inteso come rivalutazione della dignità umana attraverso le conoscenze trasversali che ognuno di noi saprà trasmettere ai ragazzi e non solo ai ragazzi, perché rivalutino il loro essere in rapporto con gli altri e con il territorio. Quindi è un riscoprire, un riscoprirsi e un darsi dignità. Dottore Veritore, ormai di operazioni antidroga davvero i nostri organi di stampa sono purtroppo pieni ogni giorno e mi sa che siamo, come purtroppo ancora sempre, è solo all'inizio. Sì, noi riteniamo che le operazioni di polizia, gli arresti, le denunce sono fondamentali, importanti, ma non bastano, non sono sufficienti. La prevenzione si fa non solo con l'attività della repressione, delle investigazioni, ma si fa anche con una conoscenza opportuna. Noi ci siamo resi conto, girando le scuole, che i ragazzi molto spesso non sono appropriatamente informati su alcuni aspetti, quali il pericolo delle droghe sull'effetto sulla propria salute, ma anche su altri aspetti, per esempio la differenza tra droghe leggere, droghe pesanti, droghe sintetiche. Quindi noi cercheremo con questi incontri di portare loro delle conoscenze che possono essere utili, fondamentali per fare delle scelte responsabili. Poi nessuno dirà fai questo o fai quello, ognuno farà la propria scelta libera, però riteniamo che un'opportuna informazione può portare i giovani a fare delle scelte migliori e sicuramente più informate e più responsabili. Per esempio un'informazione che riteniamo sia utilissima, sia indispensabile fornire loro, è quella che devono sapere che facendo l'acquisto di una qualsiasi bustina di droga leggera o pesante alimenta la mafia. I giovani non lo sanno perché non sanno che il monopolio della droga è sempre detenuto dalla organizzazione mafiosa, ma noi cerchiamo di spiegarglielo, cerchiamo di farglielo conoscere e riteniamo che sia un aspetto importante per la loro formazione. Beh, c'è anche la collaborazione dell'ASP, una conferenza stampa che coinvolge l'università e diversi altri enti. Ci dividiamo come domande, insomma, per avremo modo durante il congresso. Non sei figo, sei solo fatto. Ancora una volta l'ASP dimostra di volerci essere in questa battaglia. Sì, devo dire, l'ho detto in conferenza stampa, che l'iniziativa di qualche mese fa di ASP Trapani di accendere un riflettore, innanzitutto sotto forma di comunicazione di una campagna forte, anche da un linguaggio assolutamente accessibile ai giovani e che magari fosse anche di impatto, ha trovato poi uno sbocco naturale, una conseguenza in questa iniziativa di cui, per la quale mi resta estrema gratitudine e compiacimento ai rappresentanti dello Stato, quindi al signor Questore e al signor Prefetto, perché in effetti
da qui noi partiamo rispetto a un ragionamento appunto in cui ogni autorità sulla base della propria competenza fa la sua parte, e quindi ASP Trapani, rispetto a quanto si è detto, cercherà di intanto impressionare, nel vero senso della parola, i giovani sugli effetti devastanti di queste sostanze, che non sono più tra l'altro quelle degli anni 90, l'ho detto tante volte, oggi abbiamo composizioni chimiche e artificiali veramente nocive e pericolosissime, abbiamo plasticamente anche delle immagini che vengono da oltreoceano, ma che purtroppo stanno arrivando in Europa e anche nel nostro paese, e quindi pensiamo che in questo modo potremo anche far sì che appunto una mancanza di informazione magari fino ad ora possa essere sopperita e recuperata anche con un linguaggio semplice e con delle iniziative che poi serviranno anche all'azienda sanitaria per ricavare delle statistiche, dei dati empirici, perché lo faremo mediante la somministrazione di un questionario anonimo che non riguarda solo il gradimento ma anche alcune impressioni, alcuni ragionamenti che hanno realizzato i dirigenti psicologi e il capo del Dipartimento della Salute Mentale assieme alla unità sulle dipendenze patologiche, appunto perché da lì noi svilupperemo un campione che metteremo a disposizione della prefettura, della questura, insomma di tutte le istituzioni, affinché si capisca come meglio intervenire e quali sono anche i correttivi in corso d'opera da adottare. Quindi devo dire una bellissima iniziativa che spero possa poi aver seguito, perché l'impegno di tutte le autorità presenti è proprio quello di continuare, di non mollare su questo fronte.